Cavaradossi è un ruolo che io trovo che sia del repertorio pucciniano molto adatto alla mia vocalità. Puccini richiede, nella parte in generale a tutti, ma nella parte del tenore, tantissimo una varietà di colori. Non bisogna mai essere monocorde o comunque sempre eroici. È un personaggio, soprattutto poi nell'ultimo atto, molto intimo, di slancio lirico, mai di slancio eroico, molto in contrasto col carattere di Tosca, che invece è molto forte, è già una donna del Novecento. Farlo qui è un'emozione grande, farlo la sera del 7 dicembre è un'emozione ancora più grande. Non è solo un'emozione, perché è anche una responsabilità, perché la prima della Scala è la prima delle prime. Tutto il mondo si ferma, tutto il mondo della musica, del teatro, si ferma a guardare cosa succede a Milano quella sera. Non è una pressione che si ha addosso, però si sente un certo tipo di responsabilità, di onore anche, a essere su questo palcoscenico quella sera. Trovarmi qua poi con tanti amici che cantano insieme a me, cantanti con cui ho cantato tantissimo, che sono amici non solo sul palcoscenico ma anche nella vita di tutti i giorni. Anna è un'interprete intensissima, è un'artista straordinaria. Quando entra in scena, quando è lì con te che sta cantando, vivi veramente quello che sta succedendo. Con Luca Salsi abbiamo cantato di tutto, tutti i ruoli verdiani, tutte le opere verdiane più importanti le abbiamo cantate da qui al Metropolitan, a Salisburgo. Abbiamo veramente un rapporto di amicizia fraterna e di grande sentimento. Io ho cantato con Maestro Chailly, già qui alla Scala, due composizioni di Verdi, perciò lo conoscevo come interprete verdiano. Trovarlo qui in Puccini è stata un'emozione grande, perché l'istinto ritmico, l'istinto musicale, la conoscenza, l'approfondimento musicale del Maestro Chailly nel repertorio di Puccini è straordinario, soprattutto nei cambi di tempo, nella ricerca del tempo, del ritmo, nel rispetto del ritmo. Ancora di più il rapporto e la possibilità di lavorare con un musicista come Maestro Chailly è straordinario. Davide è un regista che io conosco da sempre, dall'inizio della mia carriera, perché io debuttai con lui l'Elisir d'Amore, che avevo 22 anni. Lavorare con Davide è... uno deve mettersi il cuore in pace, perché è tutto vero, è tutto intenso, è tutto... non si ci può risparmiare mai, e è una cosa bellissima, perché dare un pugno per finta in palcoscenico è una delle cose più difficili del mondo, perché può diventare buffissimo. Diventa il cartone animato con il rumore che ti sposti mentre ti danno un pugno. Invece deve essere tutto, anche se non è vero, verissimo. E con Davide è fondamentale questo. La cosa bella di Davide è la ricerca dell'emotività interna che ha il tuo personaggio. Quando ieri provavamo il terzo atto, che è l'atto in cui Cavaradossi vive tutti i suoi drammi, tutte le sue emozioni più forti, ci sono stati diversi momenti in cui sia io che Davide non le abbiamo versate, ma gli occhi erano gonfi di lacrime.